Buongiorno a tutti, siamo qua in Via Guala a Torino, al Festival del Cinema, all'interno dello stand del CSU, Collettivo Scrittori Uniti. Oggi abbiamo con noi Carlotta Leto, qua in diretta, pronta, prontissima, Sì, vero? prontissimo. A rispondere a un po' di nostre domande e curiosità. Intanto, dimmi, quanti anni hai? Io ho 25 anni e Sanguis, il mio ultimo libro pubblicato, è il secondo libro che pubblico. Il primo è stata una trilogia, Le profezie del destino, che ho pubblicato in volume unico, in un'unica versione. Quindi già a 25 anni già hai pubblicato un sacco. La prima Sì. uscita quanti anni avevi? Era il 2016, quindi Porco sì, cane! ormai Vent'anni! Beh, sono passati già un po' di anni. te la sei festeggiata Sì, bene, i sì. 20 anni, eh. Senti, mi sai dire intanto a quali altri appuntamenti del CSU parteciperai? A parte oggi appunto in Via Guala, ci sarà il 25 settembre, se non erro, a Orbassano, una fiera sempre di libri, e poi ci sarà a ottobre il Salone del Libro di Torino, a cui siamo felici di poter di nuovo partecipare dopo tanto tempo. Senti, il tuo ultimo libro, Sanguis, me ne parli un pochino? Sanguis è un fantasy horror che vede cinque protagonisti principali, cinque amici che vengono rapiti da bambini da un branco di lupi mannari. Questi ragazzi cercheranno di mantenere la loro amicizia perché sono una sorta di famiglia, creeranno un legame molto stretto tra loro e verranno catapultati nel mondo soprannaturale in cui dovranno cercare di sopravvivere. Quindi è una storia di amicizia, ma anche di coraggio e di sacrificio per riuscire ad arrivare alla fine alla libertà. Beh, è un perfetto ritratto di quello che poi è la vita normale nel mondo normale, senza Sì, andare a esatto. infilarci in mondi paralleli, peraltro molto affascinanti. Senti, Studio Blu Radio ha la caratteristica di cercare di studiare ed esaltare il talento delle persone, prima di tutto. E allora ti volevo fare una domanda proprio diretta a te. Se chiudi gli occhi, ovunque tu sia nel mondo, qual è il profumo che ti fa sentire a casa? Profumo che mi fa sentire a casa. Penso il profumo del mare. Mio papà è calabrese, quindi sin da bambina vado spesso in Calabria in vacanza e quello è sempre rimarrà il profumo dell'infanzia, quindi il profumo di casa, di mare, d'Italia anche un po'. Vero, ma e invece progetti futuri, lontani da casa? Allora, progetti futuri, io adesso sto scrivendo altri libri ovviamente, e una trilogia sulle streghe che però è ancora in corso di revisione e poi un libro sempre urban fantasy un po' dalle sfumature bizzarre che ho appena terminato. Cosa ti affascina del mondo urban fantasy? In generale il fantasy è proprio il mio tema, insomma, è la mia dimensione in cui mi sento a mio agio. E attraverso il fantasy cerco di vedere il mio mondo personale e di rappresentare la realtà in modo differente. È un modo di viaggiare con la fantasia, ma rimanere comunque con i piedi per terra. Perfetto, cara Carlotta, che ti chiami quasi come me. Studio Blu Radio è, e quindi io, emozionatissima, è emozionatissimo perché tu sei la nostra prima intervista letteraria. E Anch'io quindi ringrazio te emozionatissima. e ringrazio il CSU, Collettivo Scrittori Uniti, e insieme vi salutiamo. Ciao!